Progetto Campari, non solo il corto a firma Filmaster con la regia di Sorrentino, ma anche i Diaries, che sono 12 appunto come mesi dell'anno. Ma soprattutto, insomma, il fatto che li avete girati voi, filmini, non era scontato, perché avete dovuto fare una gara e vincerla. Noi siamo stati chiamati in gara su questa produzione, una gara che è stata abbastanza lunga e molto vivace, diciamo. Poi abbiamo fatto questa proposta di regia, che è Ivano Lita, un giovane regista italiano che abita a Los Angeles e anche a New York, e quindi grazie a questa proposta di regia e grazie a un impianto produttivo che poi in effetti ha reso possibile questa produzione, ci è stato affidato questo lavoro, e che quindi si è affiancato alla produzione del cortometraggio con Paolo Sorrentino. Entriamo nel merito della produzione vera e propria, a partire sì dalla scelta registica appunto con Olita, ma anche della difficoltà, perché qui insomma si trattava di rendere in film delle storie vere, quelle dei mixologi. È stata una produzione lunga, con una preparazione molto meticolosa, perché abbiamo raccontato storie di persone vere, diciamo, abbiamo raccontato di come questi mixologist, che sono i top player nel loro settore, hanno inventato i cocktail che poi sono stati raccontati nei nostri film. Quindi questo ha comportato un lavoro di preparazione molto sensibile da parte dell'agenzia, che ha studiato le storie di questi mixologist e le ha trasformate in una sceneggiatura. E poi di lavoro nostro nella gestione e nella trasformazione in immagini di queste storie. Quindi diciamo che questo significa produrre un contenuto che ha, da certi punti di vista, un contenuto documentaristico, perché racconta storie vere, però elevandolo a un livello estetico e anche produttivo da industria del cinema, che quindi può confrontarsi con il cortometraggio di Sorrentino e condividere la stessa vetrina. Quanto è importante, e cioè che peso ha avuto anche rispetto al risultato finale, la possibilità di essere filmini e filmmaster insieme, insomma questa collaborazione, quanto conta e quanto si vede poi a livello realizzativo? Allora, in questa produzione è stata sinergica da ogni punto di vista, nel senso che innanzitutto logistica, nel senso che noi abbiamo girato a Cinecittà subito dopo lo shooting del cortometraggio, e quindi abbiamo potuto utilizzare, abbiamo girato nella stessa location dove è stato girato il corto, cosa che ovviamente ha dato grande valore aggiunto ai nostri film. Quindi c'è una continuità che è logistica e che è estetica, per raggiungere la quale non solo abbiamo utilizzato la stessa scenografia, ma siamo stati sul set noi e Ivan già da alcuni giorni prima del nostro shooting, per prepararlo ovviamente, ma anche per entrare in qualche modo in questa atmosfera. E questo ha creato una grandissima coerenza, credo, e non era semplice confrontandosi con un lavoro di quel livello. Questo è stato possibile sì per questa contiguità logistica, ma soprattutto perché facciamo parte di una squadra che ha collaborato a stretto contatto, quindi la produzione dei Mixologist è stata portata avanti parallelamente a quella del cortometraggio, in un continuo scambio delle persone coinvolte nella produzione. Questo ha garantito che le informazioni fossero condivise e che tutte le impostazioni, tutti fossero coscienti dell'impostazione estetica dei film. Questo è un altro, diciamo, risultato virtuoso che nasce dal fatto che la collaborazione tra Filmaster e Filmini in produzione di questo tenore garantisce di allargare lo spettro, allargare molto lo spettro della nostra competenza, fornendo un prodotto che è a 360 gradi. Allargando la vostra attività, com'è andato il 2016 di Filmini e quali sono i progetti per il 2017? Allora, il 2016 è andato molto bene, sicuramente Campari ha preso molte delle nostre energie, ma insieme a Campari ci sono stati altri progetti molto interessanti.
il 2017 lo vedo molto impegnato, nel senso che sicuramente avremo molto da fare. Il fatto di aver lavorato a Campari su un progetto di questo livello parla chiaramente di un trend nel quale Filmini si colloca, diciamo, alla perfezione, quindi poter fare contenuti non tradizionali a questo livello, diciamo che è la realizzazione per il momento, poi ne aggiungeremo altre, di quello che, per cui siamo stati creati sostanzialmente.